Purtroppo, tra tutte le minchiate, gli amorazzi estivi, le infatuazioni, il gossip, è mancato il re delle minchiate, l'uomo che era il più grande esperto del trash. Si chiama Tommaso La Branca, era un mio amico. E quello che ha permesso che nascesse Gioventù Cannibale, a me e a scrittori come Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Maniti, che abbiamo creato questo gruppo, forse anche ispirati da lui. Lui era veramente il profeta del trash, ma ne era anche l'entomologo, ne è stato lo scopritore, l'ha definito come categoria, lo amava e lo odiava. È morto purtroppo, è mancato a 54 anni improvvisamente, odiando tutto ciò che amava. Io sono stato ospite a casa sua e lui era uno che collezionava gli ovetti della Kinder, era uno che collezionava le bamboline che venivano date in regalo nei supermarket, era un uomo da ipermercato che odiava l'ipermercato, era un raffinato cultore di tutto ciò che era spazzatura, perché riconosceva nella spazzatura il bello della spazzatura, la nostalgia della spazzatura. Praticamente un genio. E ha inevitabilmente aperto una strada a noi che uniamo l'alto e il basso senza preclusioni di sorta, senza preclusioni di sorca, direi a questo punto. Era un uomo sensibile, intelligentissimo, riservato, che è diventato addirittura vittima di se stesso, infatti collezionava le cose che amava e odiava. Comunque ribadisco, la parola per definirlo è un genio della comunicazione. Voi forse lo ricorderete per Anima Mia con Fabio Fazio e Baglioni, ma in realtà lui è l'autore di Andy Warhol Era un coatto, Castelvecchi Editore, in cui lui, analizzando l'opera di Andy Warhol, ci ha fatto capire cosa fosse veramente il trash, nobilitandolo, riconoscendolo e in qualche misura affezionandosi al trash, facendo sì che noi ci di conseguenza ci si affezionasse.